Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Michela Fasce, da anni mi occupo di diagnostica, di ricerca e di restauro di dipinti antichi. Per prima cosa vorrei ringraziare l'Associazione Italiana di Archeometria che tramite questi video ci permette di presentare le nostre ricerche. La mia, come potete vedere dal titolo, si occupa dello studio della pellicola pittorica per individuarne lo sviluppo. Solitamente la pellicola pittorica viene analizzata da un punto di vista chimico-fisico per comprenderne gli elementi e quindi i materiali costituenti, vale a dire pigmenti, medium e coloranti. La mia ricerca si è occupata anche di osservarne gli strati che la compongono. L'idea nasce da uno studio di Marcia Hall del 1994, Color and Meaning, dove lei individua appunto che nel passaggio tra la pittura medievale a tempera a quella rinascimentale ad olio, appunto i pittori modificano la stratigrafia della costruzione della pellicola pittorica. La pittura medievale è una pittura appunto a tempera, dicevamo, è una pittura coprente, rigida, brillante sicuramente, però appunto ha dei toni piuttosto limitati dovuti ha la sua matericità e non solo, viene costruita eseguendo il tono di base su cui vengono messi miscelati pigmenti chiari e oscuri per la creazione delle zone in ombra o in luce. Di conseguenza, appunto, questi passaggi molto rigidi e questi toni condizionati dalla miscelazione di altri pigmenti. La pittura ad olio è, a differenza appunto di quella di a tempera, una pittura trasparente, modulata, dove le zone in luce e le zone in ombra vengono costruite in maniera diversificata in funzione proprio della trasparenza della pellicola pittorica e della luce che riceve dagli strati sottostanti alla pellicola pittorica stessa. Questo modo di operare crea una tonalizzazione quasi all'infinito di uno stesso colore che permette una grande libertà esecutiva ai nostri pittori. Ma non solo. Marcia Hall identifica anche che Giambattista Alberti nel suo testo Il De Pictura, quando spiega l'applicazione della sua prospettiva lineare, consiglia ai pittori di costruire già in fase progettuale anche le figure da un punto di vista volumetrico, vale a dire la creazione delle zone in luce e delle zone in ombra. Questo consente di sviluppare la prospettiva lineare anche sulle figure e quindi non creare appunto errori. Dopodiché, una volta creati, fatti questi sottomodelli pittorici, vengono posti sopra gli strati appunto pittorici veri e propri che tramite le trasparenze sfruttano le ombre e le luci già create in fase progettuale. Questo modo di procedere verrà sviluppato man mano poi successivamente dai pittori del 5, 6 e 700, utilizzando questi sottomodelli pittorici che appunto poi la Marcia Hall identifica come sottomodellati pittorici, che vengono sfruttati, dicevamo, dai pittori successivi nelle diverse campiture di colore per tonalizzare e creare cromie diversificate appunto sulla pellicola pittorica finale. Questo modo di procedere è quello che io ho studiato sui miei 106 dipinti della ricerca. E quello che ho individuato è appunto che i pittori, in funzione dell'effetto finale che vogliono ottenere, sviluppano al di sotto della pellicola pittorica sottomodellati pittorici diversificati, non presenti su tutto il dipinto, ma solo a volte su alcune campiture di colore. Addirittura li diversificano in base appunto alle campiture di colore, quindi ne trovo di diverse tonalità. Questi sottomodellati pittorici sono diversi dall'imprimitura, perché uno potrebbe pensare che al di sotto appunto della pellicola pittorica noi solitamente troviamo che cosa? Gli strati cosiddetti preparatori, ossia la preparazione vera e propria e l'imprimitura, che serve ad isolare l'assorbimento del medium da parte appunto della preparazione sottostante.
L'imprimitura però è presente su tutto il dipinto, non è localizzata solo sotto alcune campiture di colore. I sottomodellati pittorici sono presenti con quel tipo di cromia, con quel colore, solo su alcuni determinati colori. Questa è la grande differenza appunto tra un'imprimitura e un sottomodellato pittorico. Ma vediamo come sono riuscita a individuare e a studiare appunto la presenza o meno dei sottomodellati pittorici. Ebbene, ho applicato prima di tutto l'indagine diagnostica della stratigrafia. Stratigrafia che mi consente appunto tramite l'osservazione al microscopio in luce visibile e agli UV di individuarne gli strati appunto di cui è costituita la mia pellicola pittorica. Vi metto qua due esempi prelevati su uno stesso dipinto, dove in una campitura, cioè questa rossa, la prima, io osservo il sottomodellato pittorico bianco che nella campitura gialla, come vedete in questa immagine, è sparito, non c'è più. Quindi sullo stesso dipinto il pittore ha scelto sotto un colore di mettere un sottomodellato pittorico. Sotto l'altro colore, cioè il giallo, invece non c'è, non ha pensato bene di non applicarlo perché non era funzionale appunto all'effetto finale che voleva ottenere. È pur vero che io quando eseguo delle cross section faccio dei prelievi che sono microscopici, molto molto piccoli. Pertanto quello che io osservo è in funzione di quel micro frammento pittorico che 2 cm dopo potrebbe modificarsi, potrebbe cambiare. E allora, per dire che quella pellicola pittorica è formata anche dal sottomodello pittorico, ho scelto di analizzare le diverse campiture di colore tramite dei microscopi digitali. Io vi metto qua adesso due esempi che utilizzo normalmente. Il primo si collega direttamente al computer. Come vedete, il secondo invece è un wireless che funziona tramite un'app e si collega al computer o a degli smartphone o ancora dei tablet ed è molto utile, per esempio, per fare le analisi in situ su opere inamovibili. Ecco bene, tramite questi microscopi che utilizzo anche per l'analisi delle cross section, io vado ad indagare le superfici pittoriche e vado a vedere se trovo i sottomodellati, cioè gli strati che comunque compongono la pellicola pittorica che io osservo in stratigrafia. Vi metto qua tre esempi di immagini. Come potete vedere, nella prima io vedo il grigio della superficie pittorica, da cui sotto traspare il sottomodellato aranciato. La seconda immagine è un incarnato, ancora, come dire, di struttura medievale, ma che mi dà l'esempio di ciò che posso vedere con un microscopio, quindi una stratigrafia, tutto sommato, se è un po', come dire, danneggiato, ecco l'opera. Ebbene, io vedo il verdaccio, vedo un aranciato e poi due strati di pellicola pittorica. Infine, l'ultimo esempio che vi presento è questo bruno, molto trasparente, dove al di sotto io vedo che c'è un sottomodellato invece chiaro, beige. Dicevamo, mettendo a confronto questo tipo di analisi non invasiva, tra parentesi, che si fa anche abbastanza in fretta, ecco, ad eseguire, sono in grado di dire se sì, quello che io vedo in stratigrafia mi viene confermato su tutta la pellicola pittorica. Quindi se è presente o meno un sottomodellato pittorico oppure no e quanti strati composta la mia pellicola pittorica. Ma non basta, secondo me, occorre anche per comprendere appunto lo sviluppo della pellicola pittorica eseguire un altro esame che è la macrofotografia. Macrofotografia che si può ormai fare con degli smartphone o con delle macchine digitali che mi permette di comprendere come il pittore mi crea i volumi, quindi le zone in ombra e le zone in luce, sfruttando le trasparenze della pellicola pittorica e i sottomodellati pittorici. Come vedete in questa prima immagine,
Qui il pittore sfrutta tantissimo ciò che sta sotto la pellicola pittorica. Vedete come lascia trasparire quel bruno sotto la pellicola pittorica per la creazione delle zone più in ombra rispetto agli sbattimenti di luce. In quest'altra macrofotografia, invece, questo effetto di trasparenza si nota molto meno. Mettendo a confronto tutte queste indagini e quindi cercando di capire come progetta, come sviluppa la creazione dei volumi della pellicola pittorica, il nostro pittore, sono in grado poi di dire a questo punto se il dipinto che è davanti è un dipinto autografo, oppure un dipinto di bottega, o ancora una replica più tarda, o è addirittura un falso. Rispondere a queste domande è utile appunto per, come dire, comprendere il quadro che ho davanti. A volte succede, come nell'esempio che vi porterò, ecco, nel video successivo, che da una stessa bottega formata da molti, come dire, allievi che ne fanno parte, noi troviamo un modo di operare piuttosto simile. Quindi stilisticamente noi non siamo in grado di distinguere tra un pittore e l'altro che operano all'interno appunto di questa bottega. Ebbene, seppur stilisticamente a volte si fa fatica a capire appunto la paternità di un dipinto, a questo punto con le analisi che io ho fatto, microscopiche e macroscopiche, sono riuscita a comprendere come i pittori presenti in quella bottega diversificano il modo di sviluppare la loro pellicola pittorica. Quindi a questo punto su alcune opere siamo in grado di dire se è stato il pittore XY oppure il pittore YZ. Pertanto, io per ora vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando per i risultati, per gli esempi appunto delle indagini al prossimo video. Grazie mille a tutti.